Torniamo al caso di Villa Zavagli. Siamo nel comune di Rimini, in località Covignano, per intenderci la zona a sud-ovest della città di Rimini, una zona di crinale a vocazione agricola. L'edificio è questo, è più che un edificio, è un complesso architettonico. È un edificio antico che ha subito successivi ampliamenti, è stato ristrutturato. E quindi è costituito da diversi corpi di fabbrica realizzati in momenti differenti. E c'è stato un primo intervento di consolidamento nel 2001, un intervento non risolutivo. Qui ci sono delle immagini con delle riprese più dettagliate sulle fessurazioni, fessurazioni importanti. Ma il primo grande e importante aggravamento è avvenuto nell'estate del 2000. Non a caso, l'estate del 2000 è stata un'estate particolarmente siccitosa. Un ulteriore importantissimo aggravamento, che è quello che poi ha richiesto l'intervento dapprima come analisi e poi come intervento di consolidamento, si è registrato nell'estate del 2003. L'indagine diagnostica è stata realizzata nel febbraio del 2005, abbiamo realizzato dei sondaggi a cartaggio continuo, prove penetrometriche statiche e prove penetrometriche dinamiche, con prelievo di campioni di laboratorio e monitoraggio della falda con piezometri per un tempo non lunghissimo ma abbastanza significativo. Senza dilungarmi più di tanto, questo è un esempio di quello che abbiamo trovato al di sotto del terreno di fondazione. Questo è uno schema che riassume invece le prove di laboratorio che abbiamo eseguito, in particolare questa è, la colonna che vedete in marrone rappresenta il terreno immediatamente al di sotto della fondazione, e già da subito ci si è accorti di alcune cose. Innanzitutto abbiamo a che fare con terreni che presentano che sembrano presentare nella loro composizione la presenza di mud morillonite. Le mud morillonite sono una famiglia di minerali che compongono le argille, famose e ben note per la loro capacità di assorbire acqua e di rilasciarla, espandendo e riducendo, contraendo il loro volume moltissimo. Andando a inserire i dati poi in altri grafici, ci siamo accorti che comunque avevamo a che fare con terreni con potenziali di rigonfiamento alti o comunque elevati a seconda dei riferimenti, in letteratura a cui ci siamo rifatti. Ecco, questo rappresenta uno schema del terreno di sotto dell'edificio. E tutto sommato non è che avevamo uno spessore di terreno con delle caratteristiche sensibili così elevato. A 4 metri già entravamo in un terreno che era assimilabile al substrato. La cosa interessante è vedere questo abbassamento della superficie piezometrica che probabilmente nel 2005 scontava ancora l'effetto della grande siccità del 2003. L'intervento di consolidamento realizzato a fine estate 2005, il periodo migliore per fare questo tipo di intervento, perché si presume che alla fine dell'estate tutte le possibili variazioni si siano esplicate, quindi si è nella condizione probabilmente più adatta per intervenire. Abbiamo fatto un intervento utilizzando le iniezioni di resine poliuretaniche, la Deep Uretech per intenderci, che avete visto prima, e l'intervento si è concentrato sul corpo centrale. Anche qui non mi dilungo sulle modalità che avete già visto, i livelli di iniezione erano 3 e anche in questo caso si può notare come l'iniezione è stata concentrata in particolare al di sotto della fondazione esistente, a conferma del fatto che comunque è il primo metro, 2 metri al di sotto della fondazione, quelli che vanno trattati in maniera più accurata, dove va speso anche forse un pochino più di risorse, di energie e di attenzione. Il monitoraggio, sempre avete già visto, illustrato da Pasquetto prima, nei interventi precedenti. E anche qui è stato fatto un livellamento di precisione, il monitoraggio è stato eseguito in corso d'opera e anche per l'anno successivo. Anche qui sono state eseguite le prove penetrometriche prima e dopo per verificare l'efficacia del trattamento e anche in questo caso hanno dato un risultato lusinghiero. E terminato il monitoraggio si è passati all'esecuzione degli interventi di restauro, quindi la stuccatura delle fessurazioni, il ripristino di tutte le lesioni.
E la cosa, prima si accennava al collaudo, io penso che questo edificio il collaudo ce l'ha avuto indipendentemente da tutto, perché la siccità dell'estate del 2007, che è stata per certi versi quasi paragonabile a quella del 2003 in questa zona, più che altro non tanto come intensità, perché quella del 2003 è stata comunque la più forte, ma come durata, perché la siccità dell'estate del 2007 si è prolungata poi anche nell'autunno-inverno 2007-2008, il verificarsi di nuove condizioni critiche ha permesso, tra virgolette, di dare un collaudo reale all'efficacia dell'intervento, e non ci sono state nessuna evidenza, nessuna ulteriore evoluzione, quindi forse questa è stata la migliore dimostrazione che l'intervento è stato un intervento risolutivo. Ecco, chiudo ringraziandovi dell'attenzione e facendovi vedere questa immagine dove il sottoscritto si mette a fare una cosa che non dovrebbe essere fatta senza il caschetto, però per ribadire l'importanza della conoscenza delle condizioni al contorno e quindi di una indagine geognostica accurata. Grazie. Grazie Cristiano Guerra. L'importante è che non ci siano carichi sospesi, poi dopo.